Grazie comandante, dia pure riposo. Desidero innanzitutto rivolgere un cordiale e reverente saluto al signor direttore marittimo, alle autorità civili, militari e religiosi oggi convenute, che con la loro presenza rendono particolarmente importante e significativo questo solenne momento. Colgo l'occasione per porgere altresì un saluto ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e per rendere omaggio ai gonfaloni dei comuni di Capri ed Anacapri. Ringrazio il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, per la fiducia accordatami nell'affidarmi questo prestigioso incarico e all'ammiraglio Vella per l'accoglienza riservatami e per aver onorato tutti noi della sua presenza quest'oggi, ad attestare l'assoluta vicinanza della Superiore Direzione Marittima della Campania. Un grazie inoltre alle autorità comunali e alle forze di polizia locali incontrate in questi giorni per la loro cordialità, a conferma dell'importanza dei rapporti umani, quali valori aggiunti per lo sviluppo delle necessarie ed indispensabili relazioni interistituzionali. Una realtà complessa, particolarmente densa di attività marittime e diportistiche, che necessita imprescindibilmente di una sinergia di intenti locali, di un profondo senso del dovere e di spiccate professionalità da parte di tutti gli operatori. Grazie Daniele per l'instancabile dedizione e passione che hai profuso, senza alcun risparmio, in questi 2 anni intensi e per il patrimonio umano e professionale che mi affidi. Concludo consapevole dell'importanza del ruolo rivestito e del privilegio che avrò nell'essere al timone dell'ufficio circondariale marittimo di questa meravigliosa isola, ricca di storia e di tradizioni marinaresche. Tutto ciò sarà il mio più grande stimolo affinché possa investire con assiduo impegno tutte le mie risorse fisiche, morali e professionali a beneficio ultimo della collettività. Viva l'isola di Capri, viva la Marina Militare, viva il Corpo delle Capitanerie di Porto, viva l'Italia!